Tigro, ma guarda che roba! È assurdo! Guardando il telegiornale, hanno interrotto i miei cartoni animati per un servizio speciale del TG Craft. E dicono che praticamente c'è un mostro che sta distruggendo tutto. È altissimo, è grandissimo, sembra un ragno, si chiama veleno, una roba veleno? Del genere. È Venom, che veleno! Ah, cavolo! Come fai a saperlo? Sai, io sono informato su supereroi, super cattivi. Guarda, ho anche creato una canzone. È tuo questo pianoforte? Sì, è mio. Okay. Invece questo microfono è mio. Ah, mi viene da cantare quella canzone che avevo preparato, faceva così. I mostri sono tanti, ma non ho paura di niente, sfido la gente, sono un supereroe. Così. La prossima copertina dei Rolling Stone è tua. Comunque, Gabby, veramente, che mondo che è, veramente brutto. Da Grammy siamo passati a super cattivi ancora peggiori. Aspetta un attimo, rimani un attimo qui, mi è arrivata una notifica da un sito. Rimani lì. Ma cosa? Ti guardo, rimani lì. Ok. Oh no, cavolo. Serve del mio aiuto, sì. Serve l'aiuto dell'uomo tigre, di Super Tigratto, l'idi delle stelle. Ok, allora. Ok, Gabby. So dov'è? Salgo sopra, devo andare. Il mio aiutante forse mi sta aspettando. Sì, sicuramente è lui che mi ha mandato quella notifica. Sei misteriosa. Salgo, ok. Aiuto! No! Aiuto! Aiuto! Mi sono scarafaggi! L'ho ucciso! Mannaggia, ma ci sono ancora scarafaggi qui in soffitta! È pieno, tu non pulisci mai! Ma che sei tu quello lì che dovrebbe pulire, no? Ma la casa è tua! Però io ti ho dato l'alloggio gratis qui, Fai party incredibili con altri pinguini, Io lo so, sento il casino. E Gabby pensa che sono io con le puzzette, ma invece, chissà, forse probabilmente un giorno troverà questo posto. Speriamo il più lontano possibile. Comunque, mi hai mandato tu quella notifica, però io so che sei stato tu, era sconosciuto, ma so, sei tu, no? No. Cioè sì, la città è piena di mostri! Ok, allora dimmi... chi è il mostro? Venom, quello là super supersonico cattivo. Sì, quello là grandissimo che è tipo l'uomo ragno, ma non è l'uomo ragno. Assolutamente, ma qua hai detto che c'è una faida addirittura con un altro cattivo, cioè due super cattivi che... Ma che sono questi malcani qua? Oh cavolo, Estoru! Adesso... queste sono cose top secret, quindi... Mi sa che ci ha scoperto, cavolo. Scendete! Purtroppo! Devo... Che ci fanno le termiti in casa mia? Allora, Gabby, ascolta, so che potrebbe essere scioccante per te, ma... No, Babbo Natale non esiste! No, Babbo Natale esiste, però... No. Esiste! Vengo a Polo Nord! Aspetta, allora. Meno male che ci sei tu. È un momento un po' delicato. Ascoltatemi. Sei incastrato. Ma guarda che si incastra tra le lampade questo. Allora, Gabby, devi sapere che io non sono una tigre qualsiasi. Io sono una tigre molto, molto forte. Sono un supereroe. Mi chiamo Uomo Tigre. Altri mi chiamano Tigrotto l'eroe. Altri Super Trigger. Altri la Trig 33 denti. 33-16. Esatto. Va bene. Allora, non vedo che sei scioccato. Forse avevi, non so, capito qualcosa. Cioè, aspetta, ma non ho capito, a dire il vero. Tu sei un supereroe? Sì, tipo il presidente Spider-Man. Non si ride del grande tigro! Ma veramente non mi credi? Ma no, io che ho messo tutto il mio cuore in questa rivelazione. Se sei un supereroe, dovresti avere un superpotere. Dov'è il tuo superpotere? Fammi vedere. La super banana. Oh! Mi è entrata la banana nell'occhio! Cacchio! Certo! E ti dirò di più! Lui, Lorenzist, è il mio assistente! Effettivamente, un giorno diventerà anche lui un grande eroe, ma non dirlo, poi si monta la testa, poi fa un casino... E che potere ha lui? Io c'ho il super volo! Papparapà! 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 Più o meno! Però ancora non ha le ali. No. Un giorno forse spiegherà. Allora, Gabby, ora se mi credi bene, se no fai quel che vuoi. Io ho un super cattivo da ammazzare. Addirittura quel Venom. Che fai con quella scopa? Prendi la scopa e tiragliela in testa.
A proposito di scopa, andiamo nella soffitta mobile. Ecco qua, Gabby, questa è la soffitta. Mannaggia, colpa tua che ho dovuto spaccare questi blocchi. Ah, beh, questa scopa sicuramente ci servirà per mettere a posto un po' di polvere. Ma che sta facendo questo? Non riesco a salire. Ma è ovvio, se provi a salire col jetpack, toglitelo. A proposito di jetpack, è proprio per questo che ti volevo far vedere la soffitta. Qui abbiamo delle cose speciali. Anzitutto prenditi uno di questi stivaletti. No, questo è mio. Questo è il mio, mi serve per volare. Allora, ma lo volevo... bravo. Vabbè, io sono un indiano, posso volare comunque. Questi stivaletti ti aiutano, vedrai la forza. Oh, è Lorenzo, Malatesta. No, è arrivato dal tetto con il jetpack. Ah, ok, ecco, ho risolto il problema, visto? È potentissimo lui. Guardo, sì. Allora, mi prendo pure io il jetpack, ok? E me lo indosso così, di prepotenza io. Vabbè, sembra che hai l'orecchio sventola adesso. Va bene, sì, però non sembri mi offendere. Sembri Dumbo. sì. Allora, amici, guardate, salite insieme. Mi spiace, Gabby, che tu non c'hai il jetpack. Purtroppo dovrai usare. Io sono un gabbiano. Posso volare? Ho già visto. Volare! Ops. Aia. Ma ti pare che quel Gabby si doveva suicidare? Vabbè, dai. Adesso dobbiamo pensare a salvare il mondo. Guarda. Hai respawnato. Fermo! No, non proprio lì. Cavolo. E vieni, pinguino. Lì ci sono i cattivi! Sono lì! No. Vabbè! I tuoni! Aiutatemi! Aiutatemi! Ma che ti devo aiutare se tu ti uccidi da solo? Allora, si stanno uccidendo tra di loro! Vabbè, ha vinto Venom! Ma che bello quello! Troppo forte! Che dolore! Che dolore! Lo prendo io! Mi ha colto la sprovvista! Gabby, attenzione! Penso io! Aiutante pinguino! Vai, aiutante pinguino! Incredibile, guarda con quelle sue ali che non ha... Vabbè. Ti aiuto con le banane volanti! E niente, sto per Dio, tanto il pinguino è morto! È vero, è morto! Mannaggia, è morto l'aiutante! Ma basta dire di banane, prendi invece una vecchia Colt del Far West! Arrivo io in volo! Vabbè! Gabby! Sei pure tu un supereroe! No, io sono un gabbiano, posso volare. Ah, ecco, sembrava strano, non ti conoscevo come... Vabbè, non mi servono le pistole, ho le mie banane proiettili a velocità luce Sonic. Allora, vai, aiutami! Ma non lo prendo! Io gli sto sparando! C'è una mia... volante! Duello in volo, incredibile! Incredibile! Ma che cos'è questa roba? Il crotto continua a muoversi a destra di zag! Gli tira la palla in testa! Si muove! C'entra la palla, sta per morire male, non è più un supereroe! Mi devo fermare un attimino! Gabby, sei stancato! È il momento! Banana supremo! Lo sto bombardando! Ho una mira di un criceto, mannaggia! Anche io non riesco a beccare. I bersagli fermi sono sempre quelli più difficili da prendere. Sì. È morto, incredibile, signori. Ma chi è che spara? Mi sto assicurando che sia morto. Ok, è morto, capo. Pensavo che fosse finito. No! Quindi qua il tuo jetpack, il tuo ciccio. Gabby, sei un cattivone, mi hai ucciso, perché l'hai fatto, Sei pure tu un super cattivo, Annota nella lista black dei cattivi, Gabby 16 bit gabbiani, con il suo nuovo canale. Non farlo, dovrò usare una banana, ho una banana in mano. No, quello è il mio superpotere, non puoi usare le banane, solo io posso. Ecco. Può usare anche lui le banane. Ok, allora, insomma... Vuoi stare dalla parte dei buoni o dei cattivi, Dei buoni. Sicuro? Stavo scherzando. Hai ucciso sia me che il mio carissimo Lorenzist, Fatto finta, it was just a prank, bro. Hai usato il teletrasporto. Ma sto avendo un nuovo superpotere. Di respawnare. Ma lui, ormai da quando guarda Dragon Ball, lui con il suo Goku, ha imparato il teletrasporto. Dai, allora siamo una bella squad di supereroi, dai. Sconfiggiamo il male insieme, vedrai, saremo i the best. Uno di noi, gabbiani, un'ala nella tua paura ci farà. E noi insieme nelle tigri. Vabbè, adesso vi sparo.